Mentre l'attenzione del mondo è focalizzata sul primo trailer di Spider-Man No Way Home, arrivano importanti novità dal dietro le quinte della Sony Pictures, detentrice dei diritti cinematografici del famoso supereroe Marvel. Fino ad oggi la Major aveva riunito i suoi film legati a Spider-Man sotto il banner del Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Ma come riportato da Screen Rant, le cose sono cambiate all'indomani della presentazione tenuta al cinemacon. Sembra infatti che la Sony abbia optato per una nuova dicitura, più semplice e immediata: Sony Spider-Man Universe. Ciò che rende interessante questa denominazione è che lascia intendere che Spider-Man resterà al centro di questi progetti. Inoltre appare chiaro come la Sony voglia continuare a costruire il proprio franchise, che molto presto si espanderà con Venom Let's Be Carnage, Morbius e Craven the Hunter, recentemente confermato con Aaron Taylor Johnson nel ruolo del protagonista. Sarà interessante vedere se rilasceranno anche un marchio ufficiale e una sorta di cronologia per questi progetti anche se il franchise si applicherà in maniera retroattiva ai vecchi film della saga di Spider-Man, come la trilogia di Sam Raimi o i due con Andrew Garfield, che secondo alcune indescrizioni saranno parte integrante di Spider-Man No Way Home.